Cagliari da mangiare sempre di più. La pausa pranzo non si fa a casa, ma si fa nel vero senso della parola fuori, magari un po' per pigrizia, un po' anche per i tempi, bisogna sempre correre da una parte e dall'altra, e non sempre si sceglie un piatto di spaghetti o una bistecca, si sceglie magari anche una piadina, perché no, o un couscous o anche una classica insalata. Alessia Pitaluga, membro dello staff del Lab 270 in via Grazia Deledda a Cagliari. Insomma, cagliaritani sempre più golosi, ma soprattutto sempre più abituati a mangiare fuori casa. Assolutamente sì, diciamo che abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni un cambiamento proprio dei ritmi qua a Cagliari. Diciamo si tende comunque a non rientrare a casa per i pasti, e quindi noi adesso stiamo proponendo un'alternativa abbastanza rapida, ma soprattutto salutare e bilanciata. Quindi prodotti fatti artigianalmente, che possono essere consumati prevalentemente da sport o poi da domicilio, quindi possiamo anche appunto recapitarli direttamente in ufficio, all'università per chi lavora. La piadina fondamentalmente è quindi carboidrato, proteina e verdure, a scelta ovviamente di quello che non gradisce, però risulta essere comunque un prodotto molto bilanciato, nutriente e allo stesso tempo. Ecco, prevalentemente la vostra clientela è composta più da persone che lavorano in un ufficio o più da universitari e universitarie? Allora, in realtà abbiamo fortunatamente una clientela molto variegata. Noi siamo comunque ubicati in una zona dove vi sono tantissimi uffici, quindi si mangia la piadina sia dal professionista in giacca e cravatta che il ragazzino in pausa da scuola o la mamma che fa le commissioni. Abbiamo per fortuna una clientela, diciamo, non troppo ristretta come target, molto ampio. E ovviamente è il trionfo del menù a prezzo fisso, insomma pochi euro per mangiare fuori casa e magari non avere anche la seccatura, perché no, di dover sia prima fare i piatti, poi magari doverli lavare. Esatto, sì, appunto il piatto diciamo che viene praticamente eliminato se ci pensiamo, perché poi la piada è un prodotto che si mangia tramite anche un pezzo di carta. E appunto la velocità e la garanzia di non avere neanche il peso o l'incombenza di dover pensare a cosa cucinare. Cagliaritani, siamo d'accordo, però il menù a prezzo fisso, in questo caso fatto di piadino couscous, attira anche i turisti che arrivano a Cagliari? Quello sempre, anche perché fuori dal nostro mondo, quindi Cagliari e anche l'Italia, è una cosa che già da diverso tempo viene utilizzata all'estero, però appunto stiamo notando che molti locali si stanno adeguando a questo tipo di mercato, se vogliamo chiamarlo così.